Apriamo la seduta di oggi, come al solito con l'appello, lascio la parola al direttore. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Presente. Diciotto presenti. Allora, la seduta si può aprire, ci sono 17 presenti, 7 assenti, di cui uno giustificato più la Presidente. E apriamo quindi la seduta di oggi con il primo punto all'ordine dei lavori. Ed è l'interrogazione numero 3 a firma dei consiglieri Cerquoni e Carlone, avente ad oggetto partecipazione scuole del municipio VII allo spettacolo teatrale Fa fine. Mi chiamo Alex e sono un dinosauro. Lascio quindi la parola alla consigliera Cerquoni per la spiegazione della relazione sulla interrogazione. Presidente del Municipio, buongiorno consiglieri. L'interrogazione è un'interrogazione tesa a verificare lo stato dell'arte sulla situazione all'interno delle scuole, in particolar modo sugli insegnamenti e sull'educazione che viene appunto proposta all'interno delle scuole del Municipio. Mi chiamo Alex e sono un dinosauro, è un progetto, è un pezzo teatrale che parla appunto di un bambino che non ama identificarsi in un sesso o in un altro. Viene definito un gender creative child, quindi qualcuno che giorni pari si definisce maschio e giorni dispari si definisce femmina. È uno spettacolo che ovviamente viene proposto, per chi non lo sapesse, ad alunni, o meglio a bambini, dagli 8 ai 16 anni e tende, secondo noi, a mettere in dubbio quella che è la stabilità psicoaffettiva dei bambini e degli adolescenti coinvolti. Cioè, gli si dice, ma tu pensi veramente di essere femmina? Pensi veramente di essere maschio? No, perché se vuoi, puoi decidere un giorno di essere femmina, un giorno di essere maschio, a seconda di come ti alzi la mattina. In questo municipio abbiamo spesso parlato di queste situazioni, di quello che succede all'interno delle scuole del nostro municipio. La teoria gender, per chi non lo sapesse, per chi non si è insomma informato, ma io spero che l'abbiano fatto tutti i consiglieri, per sua stessa missione mira a decostruire degli stereotipi circa l'oggettività dell'identità e la complementarità sessuale e soprattutto quella della famiglia quale nucleo umano originale, costituito da padre, madre e figli. Sappiamo bene quali siano le lobby che ad oggi spingono e sono presenti nel nostro paese. È stato evidente dai servizi che recentemente sono stati fatti vedere dalle Iene, sono evidenti finanziamenti pubblici
che finiscono per problemi ben diversi da quelli che dovrebbe invece essere il bullismo o appunto sì, il, che dovrebbe essere appunto il bullismo o la discriminazione sessuale, che nulla ha a che fare con questo che viene invece riproposto nelle scuole. Lo scorso anno il progetto della teoria gender è stato portato avanti, lo scorso anno o meglio, 2 anni fa il progetto è stato portato avanti da diverse scuole dell'infanzia, dal Faro dei Bimbi, dalla Bobbio e anche nella Ugo Bartolomei e nella Contardo Ferrini ci sono state diverse segnalazioni che ci vengono principalmente da genitori, ai quali, perché alla famiglia che è demandato il nucleo, è demandato appunto il ruolo principale sull'educazione dei propri figli, deve essere coinvolta e non può essere lasciata all'oscuro di quanto accade. Per questo nel 2015 il Consiglio del Municipio Roma 7, eravamo qui con, insomma, eravamo presenti con altri consiglieri, ha votato una risoluzione in virtù della quale appunto questo esperimento che viene provato sui bambini, cioè noi diciamo una serie di cose, diciamogli che possono essere un giorno maschio, un giorno femmina, vediamo come va, vediamo che risultati ottiene. Ed è abbastanza incredibile, se non, per non dire sconcertante. Ecco, questo esperimento educativo giustamente prima di essere proposto doveva avere l'ok dei genitori dei bambini al quale veniva sottoposto. E appunto, in virtù di quel principio, come dicevo prima, che sono i genitori a dettare la linea educativa della prole. Ad oggi sono state circa 100.000, l'avremo superato nel tempo appunto in cui ho dal momento in cui ho depositato l'interrogazione, c'è stata una petizione online da Generazione Famiglia, la quale ha chiesto di bloccare la partecipazione delle scuole allo spettacolo teatrale. Saremo curiosi di sapere lo spettacolo teatrale anche con quali fondi è stato proposto, perché essendo fortemente convinti che sia vergognoso quanto a volte accade nelle scuole sul bullismo, ma anche quanto accade spesso all'interno delle stesse famiglie, e che la discriminazione sessuale o l'identità sessuale non debba mai essere una discriminante, questo io penso che non ci sia neanche da discutere, è vero che portare un tale spettacolo teatrale e coinvolgere dei bambini e degli adolescenti riguardo a una tematica, o meglio, coinvolgerli per, in virtù di una famosa teoria che ripeto mira a decostruire gli stereotipi, che non punta e non ti valorizza la bellezza dell'essere donna e dell'essere uomo, ma semplicemente mira a dirci oggi tu ti svegli e puoi essere ciò che vuoi, puoi essere maschio, puoi essere femmina, puoi non sentirti nulla. E in virtù di questo io ricordo e vi invito a leggerlo quanto essere vittima, tra virgolette, delle proprie pulsioni sessuali poi porta a pedofilia, porta a raptus, porta a quelle che poi sfociano in violenze, perché se uno la mattina si alza e fa ciò che vuole in virtù di un istinto primordiale che abbiamo dentro, io non vedo perché allora a questo punto non si potrebbe alzare la mattina e fare ciò che vuole. E per questo, se voi andate a leggere, sono i casi per cui molto spesso ci ritroviamo davanti a casi appunto di pedofilia e quant'altro. Detto questo, per quanto finora detto, si interroga l'assessore competente, in questo caso io sono contenta che è presidente del municipio, io immagino, non so se è perché l'assessore non può essere qua, ho visto l'argomento, o perché appunto l'argomento ci interessa così tanto, sono molto contenta che la Presidente è qua e la ringrazio. Se è prevista la partecipazione di una o più scuole del municipio a questa rappresentazione teatrale, se ed in quale scuole sono in atto o sono programmati. Le posso chiedere di accelerare, sì, un po', siamo fuori tempo. Interrogato. Sì. Sono stati previsti, programmati interventi, corsi o ed eventi riconducibili alla teoria gender.
quali strumenti didattici abbiamo visto in alcune scuole, ci sono stati video, ci sono stati libri, abbiamo visto le degenerazioni che in altri paesi europei ci sono state, se gli strumenti didattici e le iniziative sono preventivamente state discusse dal collegio docenti, se è stato preventivamente richiesto il consenso delle famiglie e se tali iniziative comportano costi pubblici, a quanto ammontano e su quale ovviamente voce di costo, se dipendono dal nostro municipio, incidono le risorse destinate o alla scuola o al sociale. Grazie. Buongiorno a tutti. Sono venuta a rispondere all'interrogazione perché l'argomento è sicuramente importante, è un argomento che non può essere sicuramente racchiuso in un'interrogazione che tra l'altro noi non condividiamo il modo in cui è stata posta. Allora, questa amministrazione crede in maniera molto profonda nell'autonomia didattica, nel fatto che sia il collegio dei docenti a fare la scelta didattica, nella libertà di insegnamento, e crediamo anche sì che i genitori debbano dire la loro per quanto riguarda ciò che devono o meno apprendere i propri figli, ma crediamo anche che abbiano tutti gli strumenti all'interno dell'istituto scolastico per poter dire la loro. Non è intenzione di questa amministrazione andare a fare indagini nelle scuole, nel sindacare ciò che loro hanno scelto come programma educativo e didattico, anche perché a quel punto dovremmo chiedere informazioni su qualsiasi altra attività, perché c'è chi rileva un problema su un argomento che può essere identificato con la teoria del gender, c'è chi magari rileva un problema nel caso in cui vengano fatte altri tipi di spettacoli che riguardano altre cose. Quindi se l'attività di indagine deve essere fatta per verificare cosa viene insegnato nelle nostre scuole, deve essere fatta a 360 gradi, perché così come c'è chi non è concorde nel mandare i propri figli a vedere questa tipologia di spettacoli teatrali, magari c'è chi non è concorde a mandarli a vedere altre tipologie di spettacoli. Allora, siccome noi crediamo che gli strumenti che ha la scuola per fare il proprio programma didattico sono assolutamente sufficienti anche ai genitori per poter dire la loro su cosa insegnare o cosa non insegnare, e non solo, nel momento in cui la scuola fa un programma didattico, il genitore può anche dire fino all'ultimo: anche se la maggioranza ha deciso di fare quel percorso, mio figlio non lo fa. Quindi non credo che è compito di questa amministrazione fare azioni inquisitorie, chiedere o non chiedere. Se c'è un gruppo politico che è particolarmente sensibile a questa problematica, perché sollevata da 100.000 firme, può assolutamente in piena autonomia fare le proprie indagini all'interno degli istituti scolastici da soli. C'è una risoluzione della scorsa consigliatura che non entra nello specifico ma è molto generale. Io ricordo che le risoluzioni sono atti di indirizzo politico, quindi essendo cambiata consigliatura e maggioranza probabilmente l'indirizzo politico è anche cambiato. Quindi la risposta è che questa amministrazione non intende andare a minare l'autonomia didattica degli insegnanti all'interno delle scuole. Grazie. Bene, lascio 3 minuti alla consigliera Cerquoni per una breve replica. Praticamente non ho avuto risposta perché non è compito del municipio. È indirizzo politico, maggioranza, non interferire con Ok. Però è un'altra questione, cioè questa lei ha detto che vorrei ricordare che non è un dibattito, quindi è solamente un breve intervento, non facciamo il dibattito come al solito. No, assolutamente. Dico semplicemente che se la maggioranza non condivide l'interrogazione, rispondo che non è una mozione da condividere, questa è un'interrogazione con cui si chiede se sono state verificate determinate cose, mi si dice che non c'è interesse a verificarle perché l'amministrazione
apro e chiudo parentesi, non si tratta di entrare nell'ambito dell'autonomia scolastica, significa verificare quello che succede all'interno delle scuole, cosa che è stato fatto per tante altre situazioni, altrimenti dovremo chiuderci gli occhi anche davanti a tante situazioni di bullismo perché succedono all'interno delle scuole. Sono situazioni che riguardano la popolazione, sono situazioni che ci vengono dai cittadini e in quanto municipio bisogna rilevare quelli che sono i problemi o comunque le istanze che ci vengono dai genitori e prenderne atto. Se qualche genitore non è d'accordo su altri spettacoli, può essere rilevato da chiunque, possono scrivere a lei, Presidente, quindi non capisco... Può scrivere al dirigente scolastico. Le ricordo che in molte scuole sono stati fatti firmare dei fogli di praticamente per dare un consenso libero su tutto quello che veniva fatto nel piano dell'offerta formativa e veniva somministrato ai bambini, senza spiegare ai genitori quello che in realtà sarebbe successo. Quindi tanti genitori si sono trovati a aver firmato un foglio per lasciare libertà educativa alla scuola, per poi trovarsi degli insegnamenti che non erano stati previsti. Detto questo, mi sembra abbastanza, e lo trovo incredibile, mi spiego perché è venuto lei, non è venuto l'assessore, mi sembra incredibile che un presidente di municipio mi risponda che non è compito del municipio verificare quello che succede all'interno delle scuole perché tanto c'è l'autonomia scolastica. Mi sembra abbastanza... Mi sembra incredibile, veramente, quindi detto questo non sono soddisfatta perché è una risposta non risposta. Allora, intanto non ho detto che il municipio non deve entrare laddove ci sono dei problemi seri all'interno delle scuole. Il municipio non entra laddove c'è un'indicazione didattica creata da un collegio di docenti e se lei mi dice che dei genitori ad occhi chiusi firmano un foglio senza informarsi le conseguenze che quel foglio porta nella loro capacità di incidere o di dialogare con l'istituzione scolastica, il problema è assolutamente di genitori e non di questa amministrazione, perché se io penso di voler mettere bocca oppure verificare ciò che all'interno delle scuole viene insegnato, io non firmo carta bianca per le scuole, ma nel consiglio d'istituto cerco di dire la mia. Torno a ripetere, noi non entriamo nell'ordine della didattica scolastica. Se poi all'interno delle scuole ci sono problemi strutturali, problemi di pericolosità, problemi di violenza che esulano la didattica e noi possiamo intervenire con dei percorsi di sostegno e agevolazione, nulla osta, ma noi non entriamo per principio in un discorso didattico dove sia i genitori sia gli insegnanti hanno tutti gli strumenti democratici per poter dire la loro affinché i figli abbiano l'educazione che il genitore vuole far avere loro. Faccio presente che non è solo una questione didattica, ma allora, anche non una è questione un educativa. Allora, adesso basta, non è un dibattito. No, non è un dibattito, voglio dire, c'era stata una causa personale, lei ha detto che era incredibile, che me l'ha chiesto come, da regolamento, voglio dire, l'ho concesso, ma se dobbiamo fare un dibattito, no, non ci sto, lei non è soddisfatta, lo mettiamo agli atti, non c'è nessun problema, penso che chi è presente abbia capito ciò che intende la Presidente. Allora, io andrei avanti sul secondo punto all'ordine dei lavori. Volevo dire che procedo prima con le interrogazioni, poi inizieremo la seduta vera e propria, quindi nomineremo gli scrutatori e andremo avanti con l'ordine dei lavori. Allora, il secondo punto all'ordine dei lavori è l'interrogazione numero 6 a firma dei consiglieri Vitrotti, Biondo, Gugliotta, Ciancio e Stelitano, avente ad oggetto completamento del manufatto sovrastante il parcheggio di scambio di Arco di Travertino e sua destinazione d'uso. Anche qui 5 minuti ad un relatore, consigliera Vitrotti. Sì, grazie Presidente, colleghi consiglieri, Presidente Lozzi. Ovviamente ne abbiamo trattato tra l'altro l'argomento almeno in parte anche durante l'ultimo consiglio quando abbiamo votato l'atto relativo alla maggiore informazione sui posti liberi del parcheggio. Perché? Perché diciamo, abbiamo constatato che al di là di quello però c'è l'area sovrastante il parcheggio che
è rimasta a Rustico, così come è stata consegnata insomma dal costruttore, e nel corso del tempo, in realtà prima dell'unificazione del municipio, il consiglio del municipio dell'ex nono già si era espresso sulla destinazione d'uso e sui servizi da donare ad attività di quartiere. In realtà abbiamo la parte del parcheggio, ma appunto resta da definire la parte invece che risulta, appunto, la parte coperta. Ora, diciamo, il Consiglio del Settimo Municipio su questo aveva fatto un lavoro in due commissioni, sia in Commissione Politiche Sociali che in Commissione Urbanistica, aveva pronunciato la necessità da una parte di farsi carico delle necessità che pervenivano dai cittadini, in particolare relative alla soppressione, alla chiusura nel marzo del 2011 del presidio sanitario di via Acqua Donzella, e cercare di trasferire in quella struttura un polo sanitario, o addirittura c'eravamo appunto anche avanzato un'altra proposta, che era quella di chiedere alla regione di mettere lì una casa della salute. In realtà gli spazi sono molti, e la possibilità anche di adeguare gli altri spazi ad altre attività di quartiere è assolutamente auspicabile, ma di certo quella era una priorità. Contestualmente anche la Commissione Urbanistica aveva avanzato la necessità di rispondere immediatamente al Comune di Roma, a Roma Capitale, per sollecitare ad inserire l'opera dentro le opere pubbliche da poter eventualmente finanziare, per cercare appunto di completare quella che possiamo oggi ovviamente definire un'opera purtroppo incompiuta. Però, diciamo, appreso che da una parte c'era la disponibilità, almeno fino a qualche mese fa, della Regione Lazio a poter capire come poter intervenire sull'area e cercare di capire se fosse opportuno o meno arrivare ad una progettualità come appunto un presidio sanitario, in realtà arrivata attraverso un'assemblea pubblica invece la notizia che sembra che non ci sia più questa disponibilità da parte della Regione Lazio, e quindi l'interrogazione è volta a sapere proprio questo, cioè intanto se è vera la notizia della nuova indisponibilità da parte della Regione, cercare di capire se sono state formulate anche delle motivazioni rispetto a questo, e soprattutto, visto che abbiamo perso e siamo consapevoli del fatto che gli investimenti su quella struttura sono non irrilevanti, anzi, a questo punto il municipio come cosa sta facendo, cosa ha in mente di fare per avviare il completamento della struttura, in particolare a quale servizi intende destinare gli spazi e con quali procedure. Grazie. Allora, sì, in virtù delle varie risoluzioni che c'erano state sia nell'ex nono ma anche a fine scorsa consigliatura, lo stesso consiglio si era espresso dando priorità logicamente all'inserimento all'interno della struttura dell'ASL, già nel mese di agosto io ho chiesto un appuntamento alla direttrice dell'ASL Roma 2, presso la quale mi sono recata io, l'assessore, è venuto un responsabile del Dipartimento Mobilità, in quanto è comunque una struttura in carico ancora al Dipartimento Mobilità, e c'era Ciaralli. Siamo andati dalla direttrice chiedendo appunto, siccome c'erano voci che l'ASL fosse interessata e avesse fondi da investire, chiedendo se loro effettivamente avevano la disponibilità a creare una struttura ASL all'interno, al punto tale gli abbiamo detto: guarda, che se anche volessi avere la disponibilità di tutto lo spazio, cioè volessi fare un centro sanitario importante, c'è anche questa possibilità, visto tutte le difficoltà che ci sono nel realizzare tutte quelle altre opere dove serve l'intervento del privato. La direttrice in quell'incontro disse che loro non hanno assolutamente nessun fondo disponibile per realizzare nuovi ambulatori, disse anche
anche che se anche il Comune predisponesse la struttura per diventare un poliambulatorio, loro per poter prendere in affitto quel locale avrebbero dovuto dismettere almeno il 10%, mi sembra, degli altri affitti. E non solo, lei ha aggiunto che la sede che stava cercando attualmente per la ASL non era per servizi al cittadino e quindi ambulatori, ma per la sede amministrativa, visto che si andavano a accorpare due ASL. A quel punto io ho detto, a noi, ai cittadini, non interessa avere la sede amministrativa della ASL all'interno di Arco di Travertino, perché giustamente non è un servizio che viene offerto al cittadino. Ho detto, proviamo a vedere, magari, perché per fare degli ambulatori là serve una normativa specifica, delle azioni particolari, anche abbastanza costose. Ho detto, proviamo a vedere, magari mettendo in contatto i vostri tecnici con i tecnici del Dipartimento, se si perviene ad una sorta di progetto per capire i costi e vedere se il Comune magari ha la possibilità di realizzare lui la parte sanitaria, e poi magari con voi si avvia l'interlocuzione per l'affitto. Questo è avvenuto tutto tra agosto e settembre, si sono messi in primo contatto gli architetti della ASL e l'architetto del Dipartimento, dopodiché non si sono più fatti sentire quelli dell'ASL, quindi è morto tutto così. Nel frattempo, con la problematica dell'accorpamento dei due gruppi della polizia locale, è venuta la richiesta da loro se questa struttura potesse essere presa in considerazione come punto unico, magari dove accorpare tutto il gruppo. Io ho detto, sicuramente la polizia locale è un servizio al cittadino e quella struttura si pone in una zona che è assolutamente equidistante da entrambi gli estremi del municipio. Quindi abbiamo detto, può essere un'ipotesi. Dopodiché abbiamo contattato, e questo la scorsa settimana, l'Università La Sapienza, perché loro già a titolo, cioè i loro laureandi, quindi a titolo gratuito, avevano fatto una progettazione su Piazza Ragusa che ci avevano presentato, e quindi abbiamo chiesto a loro se fosse possibile magari inserire in questo percorso di ragazzi che si vanno a laureare la possibilità di fare due progetti differenti sul Arco di Travertino. Questo perché? Perché investire come municipio e dare mandato ufficialmente a qualcuno per fare dei progetti ha un costo. Invece a noi serve capire inizialmente, sulla base di progetti che ora vi dico quali sono stati chiesti, se i costi previsti sono fattibili tramite intervento diretto del Comune o se invece si richiedono altre procedure. E quindi abbiamo chiesto se possono fare come primo progetto l'ipotesi del gruppo unico di polizia locale lì, e come seconda ipotesi un polo culturale, in modo che, vedendo entrambi i progetti, capendo i costi di entrambi i progetti, ed entrambi sono servizi che possono andare in direzione della cittadinanza, cerchiamo di capire se il Comune può intervenire direttamente e quindi magari realizzarlo direttamente, o che percorsi mettere in atto tramite tutti i project financing, i bandi, cioè tutto ciò che va ad interessare il privato. Noi questo siamo riusciti a fare e stiamo cercando di fare, quindi ad oggi stiamo cercando di valutare le due ipotesi, un polo culturale e l'accorpamento dei gruppi della polizia locale, in una fase progettuale per capirne i costi, anche perché su quella struttura già sono stati investiti oltre 25 milioni da parte del Comune, ancora ha delle perdite e quindi il Dipartimento sta intervenendo sul privato per sanare questa situazione, ma ad oggi non si è arrivati da nessuna parte. Quindi questo è quello che stiamo cercando di fare, fermo restando che qualsiasi altra ipotesi o proposta è ben accolta, è ben accetta, perché noi stiamo cercando semplicemente di trovare una soluzione per occupare quell'immobile con servizi pubblici che non vadano a far degradare ulteriormente la struttura. Consigliera Vitrotti. Sì, siamo parzialmente soddisfatti, nel senso che apprendiamo ovviamente le indicazioni da parte dell'amministrazione sulle possibili destinazioni d'uso che si stanno valutando. Le due strade sono da valutare, come ovviamente prima di tutto sarà la maggioranza a dover definire se veramente questi hanno appunto le reali coperture economiche, prima di tutto, soprattutto per quello che riguarda, come mi ricordava il consigliere,
l'aspetto più culturale, che è quello che magari nelle progettualità magari ha più difficoltà, ecco, rispetto ad una valutazione appunto economica. Purtroppo resta il problema del presidio sanitario, che purtroppo quella resta quindi una priorità da parte della cittadinanza, quindi nel caso ci fossero o si aprissero nuove strade anche da quel punto di vista, insomma, come gruppo del Partito Democratico non ci tireremo indietro ad avanzare una proposta magari di reale o nuovo interesse da parte della Regione Lazio e della ASL RMB in particolare. Grazie. Bene, allora proseguiamo con la seduta di oggi e nominiamo gli scrutatori, che saranno il consigliere Rinaldi, il consigliere Tosatti e il consigliere Stelitano. E vi informo intanto che sono arrivati emendamenti all'atto che andiamo a discutere, alla delibera sul regolamento che andiamo a discutere a breve e che è il secondo punto all'ordine dei lavori di oggi. Proposta di deliberazione avente ad oggetto regolamento del municipio Roma 7. Non so se sono state fatte copie degli emendamenti, copie degli emendamenti sono disponibili, l'avete già presi? Benissimo. Allora, cominciamo la discussione sulla proposta di delibera. E un relatore, consigliere Pompei. Si è acceso, sì. Allora, grazie Presidente, innanzitutto. Beh, questo regolamento che sembrava potesse essere subito discusso quasi all'inizio di questa consigliatura, perché c'era stato un precedente lavoro quasi triennale della consigliatura precedente, e invece ha avuto un iter un pochettino travagliato, anche se non per cose particolarmente importanti. Importanti nel senso che non sono state cambiate sostanzialmente le impostazioni, ma sono stati necessari degli aggiustamenti per i sopravvenuti pareri del segretariato generale, che ha dato delle indicazioni alle quali ci siamo dovuti adattare. Poi la continua rilettura delle cose porta a far emergere sempre nuove particolarità che è meglio allineare, limare, sistemare. Tant'è che anche ieri, su suggerimento appunto di chi poi deve operare concretamente in base al regolamento, sono state evidenziate alcune cose di non grande importanza, ma che ci hanno costretto a presentare, a dare forma di emendamento a queste piccolissime variazioni. Questo è quanto, le variazioni sono già state consegnate sia alla maggioranza che all'opposizione, per cui a mio avviso non ci sarebbe altro da aggiungere se non a fronte di specifiche eventuali richieste da parte dell'opposizione. Grazie Presidente, grazie colleghi. Ci sono interventi? Presidente, mi scusi, possiamo chiedere una sospensione di 5 minuti? Sì, per la verifica un attimino dell'articolo 47. Volevamo un attimo capire con il Presidente la composizione. 5 minuti? 5 minuti solo, tanto è una cosa velocissima. Se non ci sono problemi, io Grazie. Non ho problemi. Allora, vorrei riprendere la seduta se non ci sono problemi, per favore. Allora, riprendiamo la seduta con un intervento, con un ulteriore intervento. Consigliera Cerconi, possiamo riprendere la seduta? Sono state fatte non so quante commissioni sul regolamento, non so quante volte è stato discusso. E ripeto, ci sono le varie espressioni di parere favorevoli nelle diverse sedute di commissioni, sempre parere favorevole ad ogni
Sì, sto dicendo, voglio dire, ed è stato distribuito il regolamento ogni volta che veniva modificato, quindi se ci sono, se c'è necessità di ulteriori chiarimenti, bene, ma io vorrei ricordarla la cronistoria, perché questo regolamento è stato discusso per moltissimo tempo, penso 4 mesi. Allora, io vorrei andare avanti, se ci sono interventi, per favore li discutiamo con gli interventi, perché altrimenti blocchiamo tutto. Ci sono interventi? Allora, consigliera Cerconi. Allora, io è vero, Presidente, che è andata avanti per lungo tempo, ma ho trovato un'incongruenza riguardo l'articolo 47. Allora, tutte le commissioni sono delle commissioni per logica dispare, perché si pensa che si possa andare a votare e ci sia una maggioranza e un'opposizione, ma non un'opposizione, cioè rispetto ad un atto. Se noi mettiamo 12 consiglieri su una commissione, cambiandone la composizione, cioè 12 consiglieri vanno a votare e facciamo pari e patta, 6 e 6, non riesco a capire questo 12 da dove è uscito, perché non si può riprendere il consiglio comunale tout court. Perché il consiglio comunale è fatto su numeri diversi, hanno più consiglieri rispetto ai nostri. Quindi non io per quello mi ero un attimino fermata, perché non... La commissione è composta da 12 consiglieri, compreso il presidente, il quale viene nominato sulla base delle designazioni effettuate congiuntamente dai gruppi consiglieri di opposizione. Ci siamo. La cosa che non mi è chiara è il primo e quel 12. Ci vogliono essere chiarimenti, interventi di chiarimento, lo possiamo raccontare, altrimenti l'intervento posso farlo io, ero nella controllo e garanzia, ricordo, cioè nella commissione di regolamento, e ben ricordo la storia, quindi se volete la ricordo un po' a tutti. Preferisce che vada lì? Sì. No, preferisco. Vado qui e voglio un vicepresidente. Come no? Vado lì. Fulvio, tu lo sai quanto siamo contenti quando tu vieni? Allora, effettuato il cambio, immagino che ci debba essere un intervento della consigliera Zitoli. Ah, vado così a spanne, vero? Sì, ne ha facoltà, consigliere. Grazie vicepresidente. Volevo solo ricordare come è nato tutto questo. Eravamo in fase di revisione del regolamento. Il regolamento, lo vogliamo ricordare, è esattamente quello che è stato ripreso dalla scorsa, il lavoro fatto dalla scorsa consigliatura, non sono state fatte variazioni nostre nel merito e nei contenuti, a parte alcune cose che ci sono pervenute, alcuni pareri che ci sono pervenuti dal segretariato e da un confronto con il Comune di Roma e gli altri municipi. Sul quale appunto potete andare anche a reperire, credo, sul sito del Comune i vari pareri sulla composizione della controllo e garanzia, da un'analisi fatta anche con gli altri municipi in cui si evinceva che eravamo un municipio atipico. E mi ricordo che questa nota nello specifico poi non è venuta da noi, ma è venuta dal direttore Carlizza, che appunto si era accorto insieme anche all'ufficio consiglio che c'era qualcosa che non quadrava. Non rispettavamo assolutamente la proporzionalità costituzionale prevista dallo statuto e dal regolamento. La maggioranza è maggioranza anche nella controllo e garanzia. La controllo e garanzia è data all'opposizione, è vero, ma con la presidenza. La presidenza è dell'opposizione, la maggioranza assolutamente per costituzionalità è data alla maggioranza del Consiglio. Quindi, quando l'abbiamo discussa in commissione, vi ricordo è stata discussa in diverse commissioni, prima di essere approvata qui oggi,
Quando abbiamo discusso questo punto, i vostri consiglieri che erano nella commissione regolamento, questa proposta l'hanno votata favorevole. Quindi io capisco tutto, capisco che lei non era a conoscenza, posso anche dire però che il regolamento, proprio perché è una cosa così sensibile, così importante, che appunto può far nascere equivoci, contrasti, è sempre stato inviato ogni volta che veniva modificato per un'attenta rilettura. Esistono i gruppi consigliari, esistono i membri delle commissioni, no, che c'entra? Lei ha chiesto una spiegazione, quindi io le sto dicendo, mi sembra che stiamo qua a discuterne, lei ha fatto non deve essere in dibattito, quindi ovviamente se finisca lei il suo intervento e poi andiamo avanti. Io sto raccontando com'è andata, perché lei dice perché, ma non deve fare in dibattito, è stato deciso il numero nella commissione. Se lei non era nella commissione può chiedere ai membri della commissione di Fratelli d'Italia per quale motivo siamo arrivati a 12. Cioè, voglio dire, non è che è una cosa che ci siamo inventati una mattina, ci siamo svegliati e abbiamo fatto diventare 12. Abbiamo fatto diventare quello che, secondo regolamento comunale, è previsto per la controllo e garanzia, appunto. Posso dire che la composizione è anche diversa in altri municipi, ci sono più o meno componenti, ma questo in tutte le commissioni. Quello che invece è importante, che va sottolineato, è la proporzionalità, indipendentemente dal numero. Volete che diventano 11? Nessun problema. Volete che diventano 10? Nessun problema. Se volete ne facciamo diventare solo 7, se volete ne facciamo 20. Quello che importa è che la proporzionalità del Consiglio, quello che l'elettorato ha votato, venga mantenuto nella controllo e garanzia. Poi sul 12 possiamo anche ripensarci, ne volete 11, 10, 20, 50, nessun problema. Il vero problema incostituzionale era la proporzionalità e il fatto che la vicepresidenza fosse assegnata all'opposizione. Questa era la vera cosa che andava in contrasto con il regolamento di Roma Capitale. Tutto qui. Ho finito. Grazie Presidente. Nel frattempo... Sì, consigliere Ciancio ha chiesto la parola di intervento? Sì, ne ha facoltà, grazie. Grazie Presidenti, grazie consiglieri. Io rimarco fortemente una posizione che ci riguarda da molto vicino, perché ringrazio, se siamo qui oggi a votare questo regolamento, il lavoro fatto elencava le difficoltà che ci si sono presentate per fare un regolamento. Nella passata consigliatura ringrazio l'ex presidente qui della commissione regolamenti e decentramento, che era Cinzia Lancia, ringrazio i consiglieri che non hanno saltato una commissione, li potrei citare tutti, iniziando dalla presidente attuale del municipio Monica Lozzi, che ha partecipato all'estensione del regolamento che è stato già inviato all'ex Iudicello, che rappresentava l'autorità massima in Campidoglio. Non sono pervenute queste notizie quando abbiamo trattato l'argomento che riguardava la formazione e la composizione della commissione controllo e garanzia, perché di fatto una commissione che bada alla proporzionalità vuol dire che assolutamente può garantire la minoranza, la chiamo così, ma di un'assemblea, di un consiglio, di un'assemblea qualsiasi essa possa essere. Proprio per questo io ritengo che lodevole è il lavoro che è stato fatto nella data di aprile 2016, negli ultimi invii che abbiamo fatto al Campidoglio, non ci è pervenuto assolutamente questa modalità e questi cambiamenti, che per carità noi rispettiamo, ma non è che un giorno qualcuno dice una cosa e domani se ne dice un'altra, perché allo stato dell'arte questo compromette assolutamente la composizione,
le modalità di convocare la commissione sugli argomenti all'ordine del giorno. Già ne fate questione nella controllo e garanzia spesso, quando invece bisogna rispettare. Già ho detto che una commissione controllo e garanzia deve essere garanzia per tutti. Quando diventerete minoranza avrete bisogno di una commissione controllo e garanzia che verifichi gli atti e possa mettere all'ordine del giorno gli atti che dice e assolutamente la commissione, altrimenti una commissione che si trova monca in minoranza, ma quale proporzionalità? Che venga il direttore, chi c'è adesso al Campidoglio, a dirci se ce l'ha detto con una nota. Adesso metteremo al vaglio le note pervenute precedentemente in questo municipio con quelle pregresse, perché non può essere che si dice una volta una cosa e una volta un'altra. La commissione controlla e garanzie, anche se al Campidoglio, che i numeri sono completamente diversi, potrebbe essere una situazione numerica del genere, la verifichiamo, ma voglio dire, per il lavoro che è stato fatto nei 3 anni, e io qua voglio ricordare un intervento di qualche consigliere pentastellato che ha detto non hanno partorito nulla nei 3 anni di lavoro della commissione. Io vorrei ricordare che un regolamento sì fatto, io vorrei mandarvi le email che abbiamo ricevuto e quanto abbiamo lavorato e dibattuto su altri minuziosi argomenti che non sto qui a ricordare, però cerchiamo di fare chiarezza su questo punto che è importantissimo per tutti i consiglieri di opposizione, che si ritroverebbero in una situazione incresciosa. Non è la presidenza da sola che determina il cammino e l'autorevolezza di una commissione per guardare a quello che si fa, perché se in una commissione il presidente dell'opposizione porta un argomento all'ordine del giorno dichiarandolo che ci sono delle situazioni che non vanno bene, la commissione votando o non votando o ribadendo le proprie opinioni ribalta qualsiasi situazione che non è congruente. Questo mi sembra, io penso che guardando bene nei comuni d'Italia, da Reggio Calabria a Trieste, ripeto sempre questo esempio, non si può pensare che una commissione controllo e garanzia possa essere individuata sulla proporzionalità. Quell'articolo riguarda le commissioni speciali, le altre commissioni speciali, che devono avere la proporzionalità, ma non la controllo e garanzia, che è una commissione che c'è sempre, quelle da istituire. Io ribadisco il mio pensiero, ringrazio l'Aula se vorrà interrompere e chiarire meglio questo aspetto. Naturalmente io non sono in commissione regolamento, per cui non ho potuto visionare questo aspetto, ce ne siamo accorti adesso. Giustizia vorrebbe che una chiarezza venisse non da un intervento così tucurro in aula della Presidente dell'Aula, nonché 24esima consigliera, ma da un'autorevolezza più importante. Grazie. Allora, intanto scusate, mi sento un po' richiamata. L'autorevolezza. Io ho semplicemente fatto la cronistoria e ripeto, non c'è stata nessuna nota in merito, è un adeguamento al regolamento comunale, punto. È sempre stata sbagliata nel decimo municipio, nient'altro. Allora, c'era il consigliere Ciancio, poi chi c'è? No, solo perché aveva fatto una richiesta di sospensione per capire se è utile. Volete una sospensione? Potrei no, non c'è tanto bisogno di sospensione. Allora, credo anch'io che non ci sia bisogno di sospensione, perché ci sono stati 5 mesi di lavoro su questa cosa. 5 mesi di lavoro, dove eravate in questi 5 mesi di lavoro? Allora, abbiamo fatto 3 anni di lavoro e abbiamo spiegato. Ed sono stati talmente apprezzati che no, abbiamo detto. Per nulla. Sono stati. Presidente, faccio richiamo a regolamento, per favore, l'articolo 56. Allora, adesso basta, questo non è uno show. Sono stati talmente apprezzati che in commissione ogni volta è stato detto che era stato fatto un ottimo lavoro e le uniche variazioni sono state l'adeguamento al regolamento comunale.
generale, voluti dal direttore e non da noi, ripeto, e le circolari del segretariato. Noi di nostro non ci abbiamo messo niente. Presidente, è una richiesta veramente benissimo, democratica, noi abbiamo detto di no. Pacata, semplicemente perché l'aula è ancora sovrana e se c'è un chiarimento in ma più certo, potrebbe abbiamo, essere utile. Avete fatto richiesta di chiarimento? È stato detto che non viene concessa richiesta di chiarimento perché ci sono state tutte le occasioni utili per poterlo avere questo chiarimento. Ci sono state tutte le occasioni utili, 5 mesi di lavoro, non un giorno, 5 mesi di lavoro dopo 3 anni, ok? Quindi io vorrei andare avanti con la discussione ed evitare certi show che veramente non ci fanno onore. Mi scusi, faccio richiamo a regolamento l'articolo 56, per favore, se possiamo... O quello sì. Vecchio, Camigliola. No, scusate. Guardi che era anche sul vecchio, grazie. Allora, adesso basta, voglio ristabilire l'ordine, non voglio richiamare il regolamento, voglio andare avanti con gli interventi su questo tema. Ci sono interventi? Lei è già intervenuta. Ma... Sì, consigliera Diana. E lei è già intervenuta, che posso fare? Sì, però... Per la sospensione. Ma io sono stata, anche se non diciamo nominalmente, grazie Presidente, buongiorno consiglieri. Allora, gentilmente, se facciamo in modo di essere educati gli uni nei confronti degli altri, riusciamo anche ad ascoltarci e in modo reale e quindi senza poi prendere quello che vogliamo degli interventi e poi trasformarli in modo pretestuoso. Il mio intervento in relazione ai lavori della commissione che aveva come obiettivo quello di portare alla redazione del regolamento e a delle proposte e valutazioni in merito all'accorpamento dei due municipi, quindi che era nata con entrambe gli obiettivi, avvenuto, ripeto, che vogliamo ordine fare? In aula, ordine. Io avrei piacere, visto che il collega mi ha... Vabbè, non mi... Questa è la democrazia a cui ci hanno abituato alcune forze politiche che ci hanno portato a questi risultati. Allora, io la scorsa volta, quando lei ha già fatto, collega, una battuta che ritengo piuttosto maleducata, però ovviamente ho preferito sorridere e bypassare, ho fatto finta di nulla. In questa sede, visto che ogni volta qui ci mettiamo a fare gli attori, mio malgrado devo comunque risponderle. L'oggetto era il mio intervento nella discussione relativa a quella serie di notizie che avevano allarmato cittadini e lavoratori in no, merito... manteniamoci sul tema, consigliere Ariano. Sì, no, dico che l'oggetto Ariano, era specifico perché feci richiamo al lavoro svolto per quanto atteneva il regolamento che avevamo ritenuto prezioso ed è stata la base dei lavori di questa volta e che oggi abbiamo portato con... i necessari aggiustamenti che recepiscono le indicazioni del segretariato, mentre il tema di allora era le eventuali proposte da parte delle forze che avevano partecipato ad una commissione specifica che in quella sede non erano state fatte, ma che si collegavano semplicemente ad un diciamo così allarmismo senza creare, diciamo così, il valore aggiunto che derivava proprio da quella che era la forza che sino ad allora aveva in qualche modo governato il processo. Nulla di più. Mi spiace se in quella sede non c'è stato modo di chiarire quello che era un concetto che ritenevo, proprio perché in genere i miei interventi puntano ad una costruzione, non ad una demolizione. Questa è stata la sede per poterlo chiarire. Mi pare pretestuoso averlo tirato fuori in questo momento quando noi non stiamo facendo altro che dare realmente valore al lavoro già svolto. Grazie. Sì, ci sono altri interventi, c'è la consigliera Cerconi, lo dico subito, c'è anche il consigliere Giuliano, ci sono altri interventi poi da poter segnare? Un attimo. Presidente, intanto inizio ad intervenire perché in realtà io capisco che
ripeto le stesse cose, ma se ci potessimo, visto che il Consiglio è sovrano ed è vero che è passato in Commissione, ma in Commissione non siamo tutti e B, l'ultima parola aspetta la votazione del Consiglio, se potessimo momentaneamente capire come risolvere il problema della Commissione Controllo e Garanzia, che è l'unica commissione che in realtà viene gestita dalle opposizioni, così com'era, e questo non è stato rilevato neanche dall'ex consigliere Monica Lozzi, né tantomeno dal consigliere Goia, perché erano pure loro in Controllo e Garanzia. Quindi in realtà, secondo me, questo numero 12 che viene dal Campidoglio, appunto, allora mi è stata detta un'altra cosa, prima mi è stato detto che il numero 12 veniva dal Campidoglio, aspetti finisco, poi dopodiché adesso mi si dice che il 12 non viene dal Campidoglio, capisce bene che la composizione di una commissione come quella Controllo e Garanzia è comunque un elemento fondamentale nell'ambito di un municipio. Detto questo, sembra, al di là del Comune di Roma, che ha altri numeri, quindi o se è stata fatta una proporzione o comunque deve essere uscito in qualche modo questo 12. Allora possiamo un attimo capire come è uscito, come possiamo modificarlo, perché 12, cioè la domanda è la seguente: 6 e, si vota in Commissione Controllo e Garanzia o si decide 6 e 6? Cioè, pari e patta, come funziona anche per le votazioni? Di solito le commissioni, ma anche quelle municipali, perché sono di 11 o di 13? Perché è un numero dispari. Cioè, esatto, c'è la maggioranza o l'opposizione. Quindi io le chiedo, se possiamo però un attimo verificare, non che io magari vado prima dal Presidente e poi da voi, se è possibile dare un attimo, fermarci un attimo e capire anche magari con gli amministrativi come possiamo risolvere la problematica. Ma deve essere 12 più il presidente. Forse era 12 più il presidente, ha ragione il consigliere Carlone. 12 e basta? Ma dal Campidoglio? E allora 12 potrebbe essere, che è 12 compreso il presidente. Non è possibile, però potrebbe essere determinante. Tanto per chiarezza leggo la nota del segretariato che dice, poi sul numero possiamo anche parlare, come avviene per la formazione delle altre commissioni, anche la composizione delle commissioni municipali aventi funzioni di controllo e garanzia. Cioè, ma sta interrompendo la presidenza mentre ci legge un documento del segretariato. È stata chiesta prima di portare la nota del segretariato, ve la forniamo e mi dice pure di interrompere, ma insomma, ma voglio Presidente, rifaccio un altro richiamo al regolamento. La voglio leggere qui davanti a tutti, perché si sono state fatte accuse pesanti e io le accuse pesanti le voglio rigettare, ok? Allora, la Commissione Controllo e Garanzia non si sottrae peraltro al generale criterio di proporzionalità numerica dei componenti dei gruppi consigliari dettato dalla legge e volto a riprodurre il rapporto d'aula tra maggioranza e opposizioni, articolo 38,6 del TUEL, e questa è una circolare del segretariato del 27 settembre 2013. A domanda nostra al segretariato abbiamo capito che il 10° municipio aveva un regolamento errato. Questa è una discussione fatta con l'ex presidente del municipio, il direttore del municipio Carlizza, e con l'ufficio consiglio e in commissione, ricordo, in commissione controllo e garanzia, dove i membri d'opposizione presenti hanno votato, e ripeto, andatevi a vedere il verbale, favorevole. Ok, questo poi è chiaro, no? Per dire che non è che ce lo siamo sognato. Adesso abbiamo capito da dove viene. Se questo non basta, c'è anche il regolamento comunale. Ok? Se non basta, c'è anche quello. Se il tuo non basta, c'è il regolamento e c'è lo statuto. Ok? C'è il regolamento del Consiglio Comunale e c'è lo statuto. Magari quelli li possiamo anche leggere se volete. Adesso io vorrei andare avanti con gli interventi. Si è capito da dove viene? Sul numero, volete fare emendamenti sul numero? Non è importante, l'ho già detto prima, non è importante il numero, è importante che venga ripristinata la correttezza e la legalità, perché non era assolutamente costituzionale. Punto.
altri interventi? Io vorrei... Allora, il consigliere Giuliano ha un intervento. Grazie Presidente. Allora, nella confusione ovviamente che si genera in questi passaggi, purtroppo probabilmente questo regolamento che era stato lavorato in maniera molto positiva nella scorsa consigliatura ha avuto un attimo di fermo, quindi nel riprenderlo probabilmente alcune cose sono state bypassate in senso buono, quindi però io non faccio parte di questa commissione, mi rendo conto che in questo momento insomma c'è un po' di confusione. Allora, non è infatti secondo me, neanche secondo me, un problema di numero, perché prima parlavo al volo col direttore, dico se dovessero essere 12, se la maggioranza spetta all'opposizione 7-5 non è un problema, non sarebbe il problema di numero. Però a quanto sembra, insomma, quello che dite voi è quello che poi risulta in Consiglio Comunale, questo è il ragionamento. Allora, io adesso ho chiamato e mi hanno detto appunto che in Consiglio Comunale la maggioranza del controllo e garanzia ce l'ha la maggioranza, quindi ce l'ha il 5 Stelle in questo caso. Ma la presidenza sta all'opposizione. Ora però, io non so, no, ma questo per dato di fatto, non è che lo sto dicendo perché siete bravi o siamo cattivi, è un dato di fatto. Però adesso si pone il problema se questo municipio, e penso anche gli altri municipi, non ho menzione di questo, ma immagino che i municipi si siano comportati sempre in questo modo. E allora da qui nasce ovviamente la nostra perplessità di dover dire, ma come, se la controllo e garanzia è appannaggio dell'opposizione da statuto, quindi per permettere all'opposizione del momento di poter portare avanti una sorta di lavoro, no? Con la propria maggioranza. E quindi no, deve intervenire Ciancio, intervenga lei, se mi fa pure lei Molina. Allora no, ho richiamato io, mica c'è problema che richiamiamo tutti. Il 46, il 52. L'ho fatto io, non ti preoccupare, Marco. Basta! Allora, cioè, dicevo. Al terzo richiamo del presidente, non era il richiamo mio, era il richiamo di Giuliano. No, era per dire che non perdiamo tempo. Allora, allora, dicevo, cerco di parlare sopra, faccio così come fa Principato che si abbassa e parla più forte. Allora, quindi il ragionamento è che a noi la perplessità ci è venuta dal fatto che abbiamo sempre fatto così in questo municipio e immagino anche negli altri, ma non per avere quella forza che era comunque, diciamo, prevista da statuto, proprio perché per portare avanti una sorta di argomento, di ragionamento, di lavoro che la maggioranza, vabbè, lascio perdere, non serve. Per favore, silenzio, io vorrei che finisse l'intervento il consigliere Giuliano. Allora, io credo che il comportamento oggi in aula sia veramente senza commenti. Consigliere Giuliano che non abbia potuto finire, io vorrei che gli interventi per favore possano andare avanti così come richiesti. No, c'è prima il consigliere Principato che aveva chiesto la parola. Grazie Presidente. Allora, poiché è stato richiamato, sono stati richiamati diversi regolamenti, ma probabilmente anche per il resto dell'Aula non è chiarissimo quello che sta succedendo, perché basterebbe leggere semplicemente con attenzione l'articolo 38 del TUEL che dice: quando lo statuto lo prevede, il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio
proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Per quanto riguarda la garanzia delle minoranze e il controllo consigliare, lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia ove costituite. Grazie. Sì, grazie della precisazione, consigliere Guido. No, consigliere Pompei, lei può solamente alla fine in quanto relatore. Allora, consigliere Pompei. Posso? La discussione, consigliere Guido. Grazie Presidente. Io sono molto dispiaciuto perché quest'Aula si trasforma in un teatro costantemente. Allora, mettiamo le cose in chiaro e con precisione, perché davvero stiamo andando oltre, stiamo radicalizzando. Il consigliere Giuliano ha interrotto il suo intervento, cioè è davvero una vergogna. Allora, cioè, il punto è questo, c'è la nota del segretariato che ha letto poc'anzi la Presidente, che dice che per l'appunto nomina questo fatto della proporzionalità, e va bene, questo che cosa vuol dire? Cioè, poi le opposizioni chiedono, anzi, che cioè, il Partito Democratico nello specifico, che è stato al governo di questo periodo, cioè, per quanto, per 20 anni, ci dice perché state cambiando la composizione. Uno, non siamo né a cambiarla perché quello è un lavoro della scorsa consigliatura, intanto il regolamento. Con quella nota del segretariato è emerso che il regolamento dell'ex decimo municipio era sballato. Quindi chiediamoci chi ci ha lavorato e al tempo, siamo noi che dovremmo chiedere a voi perché era sballato, non il contrario. Punto 1. Punto 2. Allora, c'è la nota del segretariato, c'è il TUEL, c'è lo statuto con regolamento comunale, quindi non arrampichiamoci sugli specchi, perché è una cosa davvero, è proprio una mancanza di rispetto verso i cittadini. Per quanto riguarda la scelta degli argomenti della controllo e garanzia, benissimo, perché la Presidenza, come tutti hanno capito probabilmente, resta alle opposizioni, gli argomenti sono scelti dalle opposizioni, questa avviene già al Comune, gli altri municipi si stanno adeguando anche, quindi per questo motivo qua, cioè io penso che la discussione, per quanto mi riguarda personalmente, possa anche, qui quasi concludersi, nel senso che o si decide sulla composizione, cioè sul numero eccetera, cioè, ma la proporzionalità va mantenuta. C'è per regolamento, per statuto, per TUEL, c'è per nota del segretariato. Quindi, se avete qualche problema con quanto scritto dal segretariato, in base anche ai vostri errori delle passate consigliature, mandate la nota al segretariato per chiedere delle delucidazioni, perché fino a prova contraria qui 5 Stelle, sul regolamento ci ha lavorato il meno possibile, perché è un lavoro della scorsa consigliatura con un lavoro del Partito Democratico della scorsa consigliatura, con le note allegate del segretariato che voi manca avete letto probabilmente. Quindi, se avete problemi, sentite il segretariato. Per ora questa è la composizione che va mantenuta, punto. Cioè, la Presidenza resta e all'opposizione, e questo è quanto, cioè non c'è nient'altro da aggiungere, c'è tutto il resto, è fuffa, è presa in giro dei cittadini. Grazie. Grazie Presidente. Mi domando che, vabbè, dopo richiami a regolamento, purtroppo qua non vedo sempre le stesse cose, purtroppo mi dispiace, perché questo purtroppo è il metodo con cui spesso si fanno anche le commissioni di controllo e garanzia. Mi ricordo ad esempio che c'era il consigliere Todi che chiede da tempo delle cose. Per rimanere nel tema, sì, però, sì, sì, per favore, infatti, rimanere nel tema. Stavo dicendo solamente come avviene spesso e volentieri. Lo so, consigliere. Lo so. Purtroppo, vede, si fa sempre una distinzione, no? Vede? Perché poi di fatto eravamo noi quelli che erano atipici, cioè nel senso che comunque altre commissioni, già in alcuni municipi, se quasi tutti anzi, avevano deciso di adottare questa cosa proprio in funzione anche di un decentramento. Cioè, se noi dobbiamo andare verso lo statuto di Roma Capitale, noi dobbiamo uniformarci, e dobbiamo uniformarci su tutti i municipi. Allora, se
è arrivata questa nota, io non vedo qual è la problematica. La problematica è sempre quella di non leggere i documenti, perché poi uno dice che non vengono mandati, quando invece arrivano a tutti, anche chi non è di commissione, perché anche a chi non è di commissione me l'hanno riferito che gli erano arrivate le modifiche, quindi non dicessero fandonie, perché gli sono arrivate, come sono arrivate a tutti. E ora, per fare gli show davanti alle telecamere, dobbiamo fare sempre le solite manfrine, e no, non lo sapevamo, e no, e non è così, e bastava che leggevate, non c'era niente, niente di nuovo, quello che abbiamo lasciato era quello che avevate fatto voi, le uniche cose ci sono arrivate, come sono arrivate e come sono state votate in commissione della controllo e garanzia, favorevoli da parte di tutti. Allora, ora ci svegliamo? Oh, forse perché non abbiamo le telecamere in commissione, può darsi, io adesso non lo so, qua ce l'abbiamo comunque, guardi, si può rivolgere anche alla telecamera quando parla. Allora, quello che dico io è: non facciamo show che non servono, punto. Il consigliere Carlone. Grazie, buongiorno. Allora, vorrei ritornare un po' alla mia esperienza, prima esperienza di approvazione di regolamento. In ex nono municipio, tu ricordi bene, il regolamento, non appena si insediò la nuova amministrazione, venne stilato da un avvocato con la spesa di 15 milioni. Quel regolamento stilato dall'avvocato fu preso e messo nel cestino. E chi lo ha messo nel cestino? Tutti quanti concordemente, naturalmente, perché non rispondeva a tutte le richieste che dovevano esserci nel regolamento stesso. E fu fatto nottetempo o durante il periodo che c'è stato poi la disponibilità dal direttore, allora direttore Massimo D'Amanzo, il quale ha firmato tra l'altro la lettera ultima, quella del segretariato. Questo tanto per la precisazione di tutto quello che si sta avvenendo in quest'Aula. Il componente della commissione sono proprio il sottoscritto, quindi non è che io voglio fare la figura dell'imbecille, perché dice: come mai quel consigliere di quella sigla politica ha firmato? Ha firmato perché probabilmente riteneva giusta la nota del segretariato. E naturalmente oggi ci accorgiamo, a distanza di 16 anni da quando io sto facendo il consigliere, e come passa il tempo, purtroppo, e quindi che cosa ci accorgiamo? Che forse c'è qualche errore, c'è stato qualche errore, ma non è manco dovuto da parte nostra, cioè l'errore parte a monte, perché noi abbiamo approvato un regolamento, quel regolamento è andato al segretariato generale, è ritornato presso il municipio, abbiamo funzionato regolarmente in quella determinata maniera. Certo, l'ex decimo funzionava in altra maniera, oggi si sta uniformando e sperando che una volta per tutte ci si vede chiaro. Quindi la presidenza della controllo e garanzia è dell'opposizione, nessuno gliela toglie. Vogliamo farla da 12, facciamo la 12, vogliamo farla da 13, facciamola da 13, ma teniamoci nei canoni disposti naturalmente dal regolamento, altrimenti il segretariato generale, una volta che gli arriva sto regolamento, te lo rigetta indietro e ti dice: carissimi, avete di nuovo sbagliato, rifacciamo le regole. Grazie, scusatemi se ho voluto fare questa precisazione. Consigliere Stelitano. Grazie Presidente, grazie signori consiglieri, e un grazie particolare al consigliere Carlone, perché con la sua saggezza ci riporta un attimino coi piedi per terra, perché non è che stiamo chiedendo 6, 12, 24, numero paro, numero dispero, qui si parla di un po' di etica
democratica. Ricordo che nelle scorse consigliature la commissione controllo garanzia era gestita prima dal consigliere Bianchini, Alleanza Nazionale, e dei consiglieri di destra che gestivano con questi numeri. Adesso possiamo pure accettare questi numeri, per carità di Dio, non servono i numeri, servono i concetti, serve dare la serenità della democrazia in queste aule, in questi tavoli. E sta cambiando il vento, stiamo andando verso un governo monocratico, un governo in cui c'è uno che comanda e gli altri che seguono, senza pensare. E parte già, oggi sono quasi 25 anni che è arrivata la Seconda Repubblica ed è morta la Prima Repubblica. Oggi sono 25 anni di allora. Nella Prima Repubblica il Presidente della Camera, il Presidente del Senato, non era della maggioranza come oggi, era della minoranza. Mi ricordo alcuni nomi come Ingrao, come Nil Deiotti, che non erano democristiani di Prima Repubblica, anzi, tutt'altro, erano comunisti doc. E c'era Pertini, c'era tutta gente che aveva un'altra idea di democrazia e facevano i presidenti della Camera, non facevano i presidenti della Commissione Controllo e Garanzia, che è per sicurezza della maggioranza. Mi dispiace oggi, Presidente, che lei è costretta a avere più ruoli, però sarebbe stata una cosa buona e giusta che in aula questa mattina il Presidente del Municipio avesse presentato lei questo regolamento, l'avremmo votato. Adesso io mi rivolgo al consigliere Ciancio, al mio amico consigliere Ciancio, alla consigliere, che hanno sollevato questo problema. Sì, si può anche arrivare a numero pari o a numero dispari, il problema è mettere intorno a un tavolo gente che pensa che non ha niente da nascondere, perché dove sta il problema? Che qualcuno ha da nascondere qualcosa? Il primo punto all'ordine del giorno di questa maggioranza era la trasparenza, ma ben venga la trasparenza, le telecamere anche nelle commissioni, così la gente si rende conto di quello che si dice e di quello che non si fa e di cose che io ritengo che non è da consiglio, è da comitato di quartiere. Perciò io vi invito veramente e vi ricordo anche un'altra cosa: nella scorsa consigliatura noi abbiamo aperto le stanze delle commissioni della Sala Rossa aperte ai cittadini. Le più grandi riunioni, qualcuno del Movimento 5 Stelle di prima ora si ricorderà che tutti i lunedì sera la saletta delle commissioni al quarto piano era sempre aperta e permetteva a tutti di fare le commissioni, le riunioni di movimento. Perfetto, venivano tutti i movimenti, venivano tutti i comitati di quartiere a fare riunioni, perché avevamo un'altra idea di democrazia. Grazie. Beh, credo che una precisazione vada fatta. Allora, io direi che chi presenta l'atto da regolamento è il relatore e il presidente della commissione, e quindi non ci vedo niente di strano. Per quanto riguarda le stanze, la invito ad informarsi, perché le stanze al quarto piano sono sempre aperte a chiunque le voglia utilizzare. Allora, sono altri interventi, mi sembra. Guardiamo un attimo, consigliere Giannone. Sì, grazie. Volevo apprezzare, diciamo, l'intervento sulla trasparenza. Peccato che fino a questa... Chiedo scusa, un secondo solo, mi può sostituire come componente della... Grazie. Volevo solamente, diciamo... Sì, consigliere Toti è il terzo scrutatore. Sì. Volevo solamente rimarcare a questo punto che la trasparenza è una bellissima cosa, è anche un bellissimo concetto, ma fin tanto che non si attua rimane una cosa vaga. Faccio solo notare che da questa consigliatura sono pubblicati sul sito del Comune le convocazioni delle commissioni, i verbali
delle commissioni, oltre che i verbali chiaramente del Consiglio, quindi gli atti di giunta, le memorie, tutte quante, compreso le stanno terminando, anzi è avviata già da un po' anche la pubblicazione delle determine dirigenziali. Quindi da questo punto di vista la trasparenza forse nasce da questa consigliatura, perché anche lo streaming, che come atto di consiglio è stato votato teoricamente nella scorsa consigliatura, è stato attuato con fondi privati, cioè con fondi dei singoli consiglieri, a spese dei singoli consiglieri, perché non è stata trovata poi la modalità tecnica, economica, nella scorsa consigliatura, di dare atto alla volontà di trasparenza dell'Assemblea. Grazie. Ci sono altri interventi? Allora, consigliere Toti e poi la consigliera Vitrotti. Ho sentito con piacere l'intervento dell'amico Domenico Carlone, perché voglio dire, mi ha ricordato anni fa i lavori nell'ex nono che abbiamo portato avanti insieme, le commissioni quinquennali, oltre anche quinquennali, rispetto a un dibattito sul nuovo regolamento del 9. Io ho visto anche in decimo si è lavorato per un'intera consigliatura rispetto a questo, anche se poi è arrivato, ho trovato vigente non un discorso unificato nono e decimo, ma ancora un discorso che faceva riferimento al decimo municipio, nonostante fossero passati 3 anni dall'insediamento del 2013. Questo per dire che è stato fatto un grosso lavoro, ma io penso anche adesso è stato fatto un grosso lavoro. La Commissione ha lavorato alacremente rispetto a questo, ha cercato di unire un po' le varie proposte. Io accolgo favorevolmente il fatto che sia stata accettata quella che è una proposta per me molto importante e democratica, quella che fa riferimento all'articolo 43 che io ho proposto. Ogni consigliere può partecipare a sedute di commissioni diverse da quella alla quale appartiene senza diritto di voto. Questo c'è stato sempre anche nell'ex nono, salvo il diritto di assenza, vabbè. E dice nel quale partecipa con pienezza di diritti, che significa che poi l'intervento viene verbalizzato come per gli altri consiglieri, perché quando parliamo di pienezza dei diritti parliamo di tutto ad esclusione della possibilità di votare, come giusto, perché chiaramente non facendo parte della commissione, anche del vecchio regolamento del nono municipio, c'era la possibilità sempre di partecipazione al dibattito, che poi l'intervento poteva essere chiaramente, no, doveva essere verbalizzato, però non aveva diritto di voto. E questo è stato, voglio dire, riportato al punto 8 dell'articolo 43. E questo mi fa molto piacere, perché è una proposta che ho fatto io come consigliere, chiaramente di minoranza, con un solo consigliere, e comunque dà la possibilità anche ai gruppi più piccoli di intervenire nelle commissioni e di partecipare al dibattito con pienezza di diritti, come dice praticamente il punto 9 dell'articolo 43. L'altro problema, anch'esso importante, è quello legato alla commissione, è quello legato alla commissione trasparenza. E voglio dire, chiaramente il discorso della trasparenza a me mi ha visto sempre insieme con partecipazione e decentramento, le altre parole per me fondamentali nella nostra attività politica. E rispetto a questo, chiaramente il ruolo dell'opposizione nella commissione trasparenza e controllo degli atti è un ruolo fondamentale che chiaramente deve essere rispettato. E chiaramente siamo stati abituati male, non per colpa nostra forse, il fatto che, come io penso sia giusto, il avere consiglieri di minoranza in maggioranza nella commissione trasparenza. Però ecco, dobbiamo tener conto anche del segretariato, della nota del segretariato.
purtroppo ancora non siamo comuni, non per colpa mia senz'altro, perché io ho sempre fatto una battaglia, da solo forse, comunque con pochi altri, per un discorso di autonomia che purtroppo nel corso degli anni se ne è dibattuto tanto, però non si è arrivato purtroppo rispetto a questo a nessun risultato. Chiaramente se noi avevamo un segretario generale nostro può essere che praticamente avremmo fatto un discorso diverso oggi, però oggi ci dobbiamo scrupolosamente attenere. C'è stato anche un lavoro che io ringrazio da parte del direttore, che ha contribuito positivamente all'esito di questo regolamento, e perciò purtroppo ci troviamo, anche se possiamo non condividerlo, a accettare quella che è la nota del segretariato generale rispetto a questo, anche se, come ho detto, forse era necessario. Sarebbe stato giusto un discorso diverso rispetto a questo. Perciò io ringrazio la Commissione per il lavoro svolto e purtroppo, voglio dire, anche rispetto a questo ci dobbiamo attenere. Però ecco, un lavoro importante che io ho sollecitato più volte in sede di Commissione, in sede di Consiglio, oggi si è arrivato comunque, e ringraziamo Dio, finalmente a questo regolamento, settimo municipio, ex nono e ex decimo, perciò la parola ex nono e ex decimo non esiste più rispetto al regolamento, e questo è un fatto importante. Voglio dire, stiamo facendo un passo in avanti rispetto a quello che deve essere un funzionamento positivo dell'ente municipale. Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Allora, intanto alcune precisazioni, perché quello che oggi è sottoposto all'Aula è il regolamento, appunto lo diceva adesso il consigliere Toti, del settimo municipio. Alcune precisazioni perché intanto la bozza sulla quale la Commissione ha lavorato è il frutto di un lavoro che non è solo del Partito Democratico. È stato un lavoro lungo perché, come prima diciamo, la saggezza dell'altro consigliere, del consigliere Carlone, ricordava, quando ci siamo insediati appunto avevamo due regolamenti e quindi era nata la necessità di fare una commissione ad hoc proprio per poter accorpare le normative che anche in quel caso mostravano delle differenze. E dicevo, non è un lavoro solo del Partito Democratico, è stato un lavoro di una commissione che ha visto la rappresentazione di tutti i gruppi politici di maggioranza e di opposizione, al quale hanno lavorato tutti, con partecipazione, con condivisione, anche con delle difficoltà che sono state molte volte sostenute appunto dagli uffici che sono sempre a disposizione del lavoro dei consiglieri. E quindi, per fortuna, dico io, il regolamento non è mai di una forza politica, perché deve regolare e normare i comportamenti, le attività di tutta l'Aula e di tutto il Consiglio e di tutti i consiglieri. Oggi in particolare ci siamo soffermati su quello che è emerso in questa sede, che ricordo, diciamo, non è questa la sede per fare degli show, ma semplicemente, lo ricordo per i consiglieri che a volte diciamo fanno questa piccola diciamo nota di colore, l'Aula è sovrana. In quest'Aula si può cambiare idea, si può discutere, si può cambiare, si possono correggere le cose che sono sbagliate, e io gradirei che questa amministrazione riconoscesse la sovranità di quest'Aula, non come luogo dove si fanno teatri, show. Io non vengo qua per fare un teatro o uno show, anzi, e sinceramente parlare di show da chi c'ha a capo del suo movimento un comico mi fa proprio ridere. Lasciamo perdere. Poi ci sono il caso specifico, dico, allora, l'adeguamento che viene citato e che è stato applicato in tanti altri casi rispetto al regolamento e in particolare rispetto alla Commissione Controllo e Garanzia,
apre una questione, perché qualcuno prima diceva il problema era del regolamento che avevate prima, che non era sostanzialmente giusto. Prima, pensa che scemi, pensavamo di tutelare di più le opposizioni, abbiamo sbagliato, c'è dubbio. Prima avevamo pensato che quella dovesse essere la commissione appunto di competenza delle opposizioni, anzi addirittura gli riconoscevamo pure più di quanto doveva, e invece oggi, adeguandoci al regolamento comunale, apprendiamo che abbiamo sbagliato, e sinceramente di questo mi dispiace molto di più, perché oggi ne paghiamo le conseguenze vista la situazione in cui siamo. Detto questo, però, il regolamento non deve tutelare questa maggioranza o quella che ci sarà o quella che c'era prima o quella che c'era dopo. Deve cercare di essere appunto un regolamento che può essere usato anche per chi ci sarà dopo. Quindi quello che un po' ci sorprende, e magari su questo accogliamo anche il suggerimento che ci ha dato prima il capogruppo del Movimento 5 Stelle, forse penseremo anche di scrivere e di sollecitare di nuovo il segretariato, anche se sappiamo che probabilmente appellandosi ad una norma prevista dal regolamento comunale ci ha già risposto sostanzialmente, però se è così, quella commissione che appunto è di controllo e di garanzia non solo per l'opposizione ma a questo punto di tutti, probabilmente dovrà essere rivista e anche ridiscussa, auspicando che però resti prioritaria la sua funzionalità, e su questo però ci rimettiamo alla sensibilità politica dell'attuale maggioranza. Penso che, l'abbiamo detto anche in commissione, è un regolamento che può essere ulteriormente, poteva essere sostanzialmente nelle piccole e grandi cose anche ulteriormente migliorato. Il Presidente della Commissione si è reso conto che il lavoro è difficile e anche abbastanza lungo, perché poi le questioni sono tante e i dubbi di ogni consigliere ogni volta, però devo dire che sono stati parzialmente inseriti e visti durante la discussione. Dispiace un po' per questo, per quello che abbiamo constatato oggi, ma sostanzialmente crediamo e auspichiamo che l'attuale maggioranza di questo municipio, al di là delle battute che fanno a tutti un po' sorridere, al di là delle telecamere messe in commissione, che io auspico mettiamo pure le telecamere in commissione, così veramente ci diamo tutti un po' una regolata e così vediamo anche quello che dicono in commissione, o magari insomma anche quello che non dicono, visto che le commissioni manco se convocano. Detto questo, l'Aula oggi si dota, diciamo, voterà un regolamento che finalmente regolamenta il settimo municipio, e come dicevamo nella scorsa consigliatura è un altro passaggio che segna finalmente la separazione di questi municipi, e molto spesso facevamo sempre riferimento all'ex nono, all'ex decimo. Ci dotiamo oggi di uno strumento in cui finalmente viene sancito anche il settimo municipio dal suo punto di vista istituzionale e regolamentare. Ripeto, sul caso specifico vedremo se gli adeguamenti degli altri municipi sono uguali a questo, vedremo se il segretariato generale darà delle ulteriori specifiche rispetto alla commissione, cioè rispetto alla composizione, al di là del concetto di proporzionalità che diciamo ci è chiaro a tutti, però probabilmente, così come ci è stato confermato in consiglio comunale, la maggioranza, cioè c'è pari numero ma all'opposizione spetta la minoranza, la presidenza spetta all'opposizione, vedremo se però questo comporta un ulteriore intervento da parte dell'amministrazione centrale, oppure se l'adeguamento è semplicemente considerato esaustivo, prendiamone atto e quindi lo inseriamo. E ripeto, ci dispiace semplicemente che negli anni scorsi qualche cosa in più è stato fatto in un'ottica di democrazia, di rispetto delle opposizioni, cercando di lasciare quello spazio che qualsiasi forza politica deve poter esprimere nei modi e nei tempi consentiti dallo statuto. Ricordo, la commissione controllo e garanzia è una commissione approvata dallo statuto, cioè presente nello statuto, quindi non è che è una commissione, diciamo, speciale che ha chissà quali, però proprio perché prevede una sua
imparzialità e anche una necessità di poter dare mandato anche alle forze politiche di opposizione di poter agire, ad oggi, visto il cambiamento, vista la proporzionalità diversa, ovviamente non possiamo che auspicare che le altre forze politiche, in particolare la maggioranza, ne rispettino comunque le funzioni e le priorità che ne competono. Grazie. Sì, allora proseguiamo con altri interventi, però vorrei, visto che prima ho letto la nota del segretariato, vorrei fare un chiarimento. Non è che il segretariato ha deciso ex novo che questa cosa, la proporzionalità, dovesse essere messa in piedi, ha solo ribadito ciò che dice il TUEL, che vorrei ricordare a tutti, il testo unico per gli enti locali, decreto legislativo 267 del 2000, recita ciò che il segretariato ha ribadito. È solo questo che volevo dire, quindi è un decreto legislativo che è in piedi da 17 anni, non so chi l'ha fatto, chi allora era al governo, non ci voglio neanche pensare, sicuramente non c'eravamo noi, però questa cosa è stata, non è che è una novità dell'ultimo momento, e gli altri municipi, posso garantire, la maggior parte infatti è in accordo al TUEL, quindi saranno gli altri che dovranno adeguarsi piano piano, quelli, i pochissimi che come noi avevano un regolamento sbagliato. Questo lo volevo dire perché sennò sembra che è una cosa nuova del segretariato, una nota che noi abbiamo ricevuto ultimamente. La nota del segretariato è del 2013 e il TUEL è del 2000. Detto questo, altri interventi? Lei vuole fare intervento di chiusura? Lei può solo se è intervento di chiusura. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, quello di chiusura lo posso assolutamente concedere al consigliere Pompei, che è stato il relatore, e quindi chiudiamo con il suo intervento. Allora, no, l'unica, il limite soltanto di questa brevissima mia nota è che tutto sommato, scusatemi, ma una frase mi ha un attimino colpito, è: i voti che abbiamo avuto alle ultime elezioni, i voti che il Movimento 5 Stelle ha avuto dalle ultime elezioni, fa riferimento ai comici eccetera, mi pare fuori luogo. I voti ci sono stati dati forse non tanto per nostro merito quanto per evidente demerito delle altre forze politiche. Questo è all'inizio. Andiamo avanti. Finito. Andiamo avanti per questo. Andiamo avanti invece con questo, col regolamento. Nella seduta del 4 novembre, per sciogliere ogni dubbio, nella seduta del 4 novembre 2016 annotavo, ponevi in evidenza, ombreggiando in eretto ciò che veniva tolto e mettendo in evidenza corsiva, Grassetto, quello che mettevamo le variazioni portate all'articolo 47, e questo lo scrivo anche in una nota che ogni volta quando ho portato il regolamento in commissione ho fatto ed ho consegnato a tutti quanti i partecipanti insieme a copia del testo. Prima cosa, quindi in effetti il resto è stato detto, cioè la nota, cioè il problema, è l'indicazione parte dal TUEL che è il 2000, il segretariato soltanto nel 2013, quindi già nella vecchia consigliatura queste cose avrebbero dovuto essere prese in considerazione. Terzo ed ultimo punto, quello che qui a un certo punto non è emerso secondo me, è qual è l'effettiva funzione della controllo e garanzia, che cosa deve fare, perché se la controllo e garanzia vuole fare tutto e di più è sbagliato a mio avviso, perché questo sarebbe fuori dalla previsione. La commissione controllo e garanzia si deve occupare della regolarità amministrativa del funzionamento delle altre commissioni e della trasparenza. Il resto mi sembrerebbe una esondazione rispetto a quelli che sono i propri compiti. Tutto qui, ho finito, grazie Presidente, grazie colleghi. Sì, vorrei ricordare poi che in questa consigliatura la trasparenza... Chiedo scusa, mi stavo rammentando nella foga del discorso. Per quanto riguarda poi il numero della commissione, praticamente il 12, oltre a essere previsto nel regolamento comunale, dove però ci si può dire ma i 12 là perché sono di più, i 12 erano già previsti nel vecchio regolamento, sulle cui fondamenta abbiamo edificato quello che è venuto poi dopo. Quindi in effetti non è che ci siamo inventati un numero per qualche motivo. Chiedo scusa, ho finito veramente, grazie. Sì, grazie per questa delucidazione anche sul numero, così abbiamo fugato ogni dubbio. Volevo ricordare poi che in questa consigliatura la trasparenza è in realtà in delega alla Commissione Sesta, quindi la controllo e garanzia ha dei compiti che sono ben specifici. Allora, adesso bisognerà affrontare gli emendamenti, quindi lascio a lei la parola,
consigliere Pompei per la spiegazione degli emendamenti. Io direi di fare una discussione unica, se voi siete d'accordo, in modo da poterli vedere. Li stavo leggendo prima, sono abbastanza semplici. Se lei li vuole illustrare, poi andiamo in votazione. Grazie Presidente, no, chiedo scusa, devo ritrovare la nota perché a un certo punto, essendo andato a ritirar fuori tutti quanti gli atti, anzi se me ne date una copia che sta qui faccio prima. Sono qui, scusa. Vabbè. Niente, per quanto riguarda, devo riprendere ancora il... Ci siamo impicciati, eccolo. Semplicemente non so se lei ha una copia già con numerini accanto, perché stavamo guardando la tipologia degli emendamenti, ce ne sono di soppressivi, di modificativi e di aggiuntivi. Vorrei ricordare la vecchia regola dello SMA: prima vengono discussi e votati i soppressivi, poi i modificativi e poi gli aggiuntivi. Okay. Sì, la ringrazio, soltanto che forse per semplicità di ragionamento... Va bene, l'illustrazione sicuramente, la votazione no, la facciamo perfetto. Poi... Però l'illustrazione, se segue l'ordine del regolamento che facciamo prima, perfetto. Se no diventa un problema. Articolo 68, in effetti, andiamo a prenderlo, 68. Articolo 68, praticamente questo il primo e il secondo comma facevano riferimento, il primo in maniera globale, il secondo in maniera più specifica a quelli che erano i subemendamenti. È sembrato logico a un certo punto al primo comma eliminare anche la giunta ai subemendamenti per renderlo più così, è più corrente la lettura, ma è una semplice modifica letterale, non cambia niente nella sostanza. Quindi eliminare la parola di subemendamenti dal primo comma, quindi gli emendamenti possono essere presentati inizialmente limitatamente alle proposte, eccetera, e il secondo comma precisare che i subemendamenti redatti nelle forme di cui al comma precedente possono essere presentati anche prima che sia posto in votazione, cioè possono anche presentare in pizzo, come direbbero a Napoli, scusatemi, all'ultimo momento, e quindi vengano esaminati per l'ordine. Poi soccorre l'articolo 69 dove ha appunto l'ordine d'esame degli emendamenti stessi. Per quanto riguarda poi l'articolo 70, dove c'è un emendamento aggiuntivo, il 70, eccolo qua, dove praticamente il primo comma, praticamente esaurita la discussione di carattere generale e la votazione degli eventuali emendamenti, qui era è stato fatto notare che bisognava anche aggiungere le parole e degli eventuali ordini del giorno che possono essere presentati durante la seduta o poco prima, quindi a un certo punto è stato incrementato per questo. Per quanto riguarda poi l'articolo 77, dove adesso andiamo, 77, praticamente sembrava che per quanto riguarda le proposte di deliberazione di iniziativa delle commissioni consigliari, a un certo punto la presentazione venissero private della comunicazione di ciò che veniva proposto alcune figure comunque rilevanti per il municipio, ed in questo caso viene suggerito di aggiungere alla fine del comma sostituire le parole presidenti dei compiti consigliari con le parole ai presidente del consiglio e a tutti i consiglieri, per dare una globalità di comunicazione. Nello stesso alveo resta le proposte di deliberazione d'iniziativa del Presidente del Municipio o della Giunta, dove praticamente dice aggiungere alla fine del comma le seguenti parole, perché mancava questa comunicazione, nonché di mandare cioè queste proposte, nonché al Direttore del Municipio, al Direttore di area competente ed a tutti i consiglieri. Ecco, per avere per assoluta trasparenza, trasmettere tutto a tutti, questa è la sintesi del discorso. Forse a qualcuno verrà mandato due volte o ce l'avrà in due vesti, come magari componente del gruppo consigliare e come consigliere, però tutto sommato è meglio abbondare che a un certo punto privare la globalità degli interessati dalle informazioni. Credo di aver finito, Presidente, grazie.
Ah no, c'è, scusate, l'articolo 84, scusate, articolo 84,2 in effetti, 84,2. Oh, niente, l'articolo 84,2 in realtà non era chiaro, e questa era, e forse era l'unica cosa un pochettino più interessante, diciamo così. Al comma 2 è praticamente esclusivamente per si parlava dello svolgimento delle interrogazioni. Lo leggo tutto per essere chiaro: le interrogazioni nell'ordine di presentazione sono poste all'ordine dei lavori del Consiglio non oltre 30 giorni, eccetera, successivi al deposito, alla ripresa dei lavori, nei periodi di sospensione del Consiglio, previa intesa con il Presidente del Municipio o con il componente della Giunta interessato. Il secondo comma creava un interrogativo: esclusivamente per obiettive necessità di atti istruttori, la risposta può essere differita entro il termine dei 7 giorni successivi alla data di effettuazione dell'intervento. Punto interrogativo, che voleva dire? Ci è sembrato sia agli uffici che a me chiaro che praticamente l'intervento, dopo le parole successivi alla data, prevista per l'effettuazione dell'intervento, cioè praticamente altri ulteriori 7 giorni per eventualmente aggiungere qualche elemento che magari poteva essere non raggiunto nella prima fase istruttoria tutto qui. Penso a questo punto d'aver veramente concluso, ringrazio e mi scuso per la brevità, per la sintesi, ma non c'era altro da dire. Grazie. Bene, ci sono interventi sugli emendamenti. Ricordo che ci sono brevi interventi previsti, uno a gruppo. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, andiamo in votazione. Allora, votiamo gli emendamenti, a questo punto li votiamo nell'ordine. Il primo è l'emendamento soppressivo che all'articolo 68,1 dice di eliminare le parole ed i subemendamenti. Favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità? Sì, benissimo. Allora, il primo viene approvato all'unanimità. Il secondo, che è un modificativo, varia l'articolo 68,2 dove chiede di sostituire integralmente il secondo comma, meglio specificando che i subemendamenti sono disciplinati dal comma precedente ma possono essere presentati al Presidente del Consiglio anche prima che sia posto in votazione l'emendamento al quale si riferiscono. Favorevoli? Sì. Sì. Contrari? Astenuti? Unanimità? Anche questo all'unanimità. C'è poi un altro emendamento modificativo, che è quello dell'articolo 77,1, al fine del comma sostituire le parole presidenti dei gruppi consigliari con le parole al presidente del consiglio e a tutti i consiglieri, quindi includendo tutti i consiglieri nell'informazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Anche questo all'unanimità. Il quarto è un aggiuntivo all'articolo 70,1, aggiungere dopo le parole degli eventuali emendamenti anche le seguenti parole e degli eventuali ordini del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Il quinto è un aggiuntivo, articolo 78,1, aggiungere alla fine del comma le seguenti parole, nonché al direttore del municipio, al direttore di area competente e a tutti i consiglieri. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. L'ultimo
L'emendamento aggiuntivo all'articolo 84,2, dopo le parole successive alla data, aggiungere le seguenti parole prevista per, come prima ha spiegato il consigliere. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, approvato anche questo, direi di passare adesso alle dichiarazioni di voto sulla delibera in oggetto. Dichiarazioni di voto sulla delibera? Nessuna, passiamo alla votazione. Ah, c'è una dichiarazione di voto del... Bene, consigliere Carlone. Naturalmente io dichiaro il mio voto favorevole e voglio fare i complimenti a tutti i componenti dell'ufficio, il direttore e tutti gli altri componenti che si sono prodigati alla stesura di questo regolamento, perché noi se abbiamo lavorato abbiamo lavorato sotto suggerimento degli uffici amministrativi. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono, passiamo direttamente alla votazione. Favorevoli alla delibera? C'è la dichiarazione di... Sì? Perdonate, possiamo anche non fare... Eravamo in votazione, io non me ne sono proprio accorta, mi dispiace adesso non voler concedere, sinceramente proprio non abbiamo visto, perché non ci siamo accorti noi, nessuno di noi. Ma lei aveva alzato la mano prima dell'in... Va bene, io gliela faccio fare, non c'è nessun problema, assolutamente, per carità, non l'abbiamo vista, mi dispiace, nessuno qui l'ha vista, ma gliela può fare. No, grazie. No, volevamo assolutamente ringraziare per il lavoro fatto sostanzialmente in tutti i 3 anni che la Commissione ha lavorato, ringraziando anche la Commissione che ha ripreso il lavoro fatto da tutti e quindi siamo convintamente esaustivi nel dire che il regolamento è per tutti. Chiederemo sicuramente per quanto riguarda la situazione della controllo e garanzia di nuovo un parere rispetto all'articolo 47 e 48, ribadendo che la commissione speciale controllo e garanzia non si può intendere come commissione speciale, perché altrimenti nel nuovo regolamento non dovrebbe esistere l'articolo 48 che ne fa menzione a parte delle commissioni speciali. Quindi chiederemo di verificare e ci adegueremo, rimettendoci naturalmente in questo caso e avendo per tutti questi anni garantito in modo molto, molto ampio tutte le opposizioni che si sono succedute in tutti questi anni che si è proceduto in questi termini di garanzia. Grazie. Vota convintamente il PD il regolamento. Grazie. Grazie, consigliere Toti. Sì, anche noi votiamo chiaramente, già mi sono espresso precedentemente, il regolamento e apprezzo il lavoro che hanno fatto in questi anni, un po' il vecchio municipio nono e il vecchio municipio decimo, il fatto che comunque ci sia arrivati, anche se con un modesto ritardo, in sede di consiglio oggi all'approvazione, però ecco un lavoro ben fatto in sede di commissione da tutti i commissari presenti nella commissione. Regolamento, come ho detto, dispiace sul fatto che riguarda la commissione controllo e garanzia, però rispetto c'è il segretario generale che si è espresso così, si poteva anche esprimere nel passato così. E perché il TUEL, come ha detto qualcuno, esiste dal 2000 e voglio dire, però non si sono espressi considerando il TUEL. Forse ci può essere, magari questo poi ce lo dirà il direttore, ci possono essere magari delle eccezioni che il segretariato generale può fare rispetto al TUEL, perché sennò è inspiegabile quello che è successo nel passato. Comunque voglio dire, rispetto a questo accettiamo
quella che è l'indicazione del segretario generale e andiamo avanti sperando positivamente su un discorso importante com'è la commissione contro le garanzie e soprattutto con un regolamento che sia un regolamento che si dà finalmente il settimo municipio. Sì, allora l'ultima dichiarazione di voto, vorrei però chiarire una cosa, il segretariato generale in genere risponde a domande che vengono fatte, quindi non erano state fatte domande in merito, tutto qui, la legge è del 2000. Allora, sì, consigliere Guido. Grazie Presidente, il gruppo 5 Stelle voterà a favore del regolamento del settimo municipio finalmente, quindi l'unione è stata, come dire, almeno per parte regolamentare ormai assodata e ringrazio l'Aula. Allora, votazione, visto che eravamo già in votazione prima, possiamo ricominciare? Favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità viene approvato il nuovo regolamento del Municipio Settimo, direi anche viva, visto che insomma è stato un lungo parto, anche travagliato. E volevo dire, no, appunto questo volevo dire, andiamo alla votazione dell'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata eseguibilità. Questo significa che da domani già lo adottiamo? Da domani si va col nuovo regolamento. Quindi studiare. Allora, dei lavori Presidente, passiamo... scusi, sì? Presidente, con l'occasione, eccomi, no, con l'occasione dico se il nuovo regolamento emendato possa essere rimandato a tutti, sì, i consiglieri, magari, ovviamente, così ne abbiamo copia. Sì, grazie. Via mail verrà mandato, sì, grazie, giusto consigliere Giuliano.